Ciao, se stai guardando questo video è perché sei pronto per svolgere il test di autovalutazione del primo ciclo del Bassista Contemporaneo Online, che comprende le lezioni dalla 1 alla 5. Il test di autovalutazione del corso Bassista Contemporaneo Online sarà una vera sorpresa, perché punta a verificare un elemento che nessun insegnante considera mai, ma che in realtà è assolutamente fondamentale per chi studia uno strumento come il basso elettrico. Ti spiego tutto tra un attimo. Lasciami soltanto dire che il test è composto da 5 video. Ogni video contiene una prova specifica sui contenuti delle lezioni. Queste prove ti permetteranno di capire se hai assimilato i punti più importanti delle prime 5 lezioni. Ovviamente dovrai eseguirle tutte. Veniamo adesso all'elemento comune a tutti i video del test. È un elemento nuovo, ma assolutamente basilare per un'autovalutazione veramente efficace. Sto parlando della presenza del cronometro. Significa che ogni prova verrà svolta in un tempo ben preciso che ti verrà dato prima di partire e che sarà scandito da un cronometro inserito nel video stesso. Infatti non solo è importante che tu sappia eseguire correttamente l'esercizio, ma è importante che tu lo faccia nei tempi dati. Anche per gli esercizi più elementari di questo ciclo devi comunque misurarti col tempo. Non importa quanto tu sia bravo, preparato, preciso, se poi non sai stare all'interno dei tempi specifici di ogni pezzo. Quando suoni in un gruppo, dal vivo, in concerto o in sala di registrazione, non ti basta saper suonare la tua parte. Devi saper partire al momento opportuno e continuare fino alla fine del pezzo senza incepparti, altrimenti sono guai. Abituati fin da subito a rispettare quindi i tempi che ti vengono assegnati nelle prove. Fra l'altro, i tempi delle prove non sono scelti a caso, ma sono stati definiti dopo anni di esperienza. Ovviamente, se hai studiato bene queste prime 5 lezioni, gli esercizi ti risulteranno molto facili e li riuscirai a realizzare senza nessun problema. E se hai qualche difficoltà, ti suggerisco di ripassare in particolare le lezioni 4 e 5, che sono le ultime. Il test di autovalutazione chiaramente non è un obbligo, però se hai intenzione poi di arrivare alla certificazione finale, ti conviene fin da ora misurarti con questo tipo di verifiche. Importante ovviamente è non barare, cioè non fermare il video ma lasciarlo scorrere fino alla fine, perché altrimenti significa che stai falsando i risultati e a questo punto il test non ti serve più. Quindi non avere dubbi, passa subito a fare le 5 prove, così puoi capire se sei pronto per passare al ciclo successivo, cioè le lezioni dalla 6 alla 10. Ciao, al prossimo ciclo!